Grazie, ma questa è una delibera estremamente importante, direi anche tanto attesa dalle persone con disabilità, perché nel 2016 riusciamo a mettere risorse importanti rivolte alle persone disabili e alle loro famiglie per strumenti che possiamo definire tecnologicamente avanzati, ma che fondamentalmente sono volti a estendere le abilità della persona e potenziarne la qualità della vita. Le misure che si vanno a finanziare, gli acquisti che potranno essere finanziati, sono interventi rivolti per esempio alla domotica, quindi per agevolare la fruibilità per esempio dell'abitazione domestica, la sicurezza e rendere comunque più agevole l'utilizzo dell'abitazione. Acquisto di strumenti di mobilità per facilitare per esempio l'accesso all'autoveicolo o la guida dell'autoveicolo, strumenti di informatica per favorire l'apprendimento e compensare la disabilità e altri ausili di altra natura evidentemente non compresi oggi nel tariffario del Servizio Sanitario Nazionale e sempre comunque rivolti a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità o delle loro famiglie. Questo finanziamento verrà erogato tramite le ATS dei vari territori e potrà coprire fino al 70% della spesa dello strumento. Sono finanziabili acquisti o comunque miglioramenti degli strumenti che già sono in dotazione per una spesa minima che va dai 300 euro a una spesa massima dei 16.000 euro. La cosa veramente importante è che da qualche anno questa misura non veniva, non c'erano le risorse, quest'anno con particolare sforzo siamo riusciti a recuperare queste risorse che sono importanti, vi dico, la legge era, il rifinanziamento era veramente atteso e necessario per tutte le persone che affette da disabilità o dalle loro famiglie necessitano di questi strumenti che possono solo rendere migliore la loro vita, il loro quotidiano, l'ambiente in cui vivono e perché no anche l'apprendimento.